Benvenuti nel video di oggi. Prima di iniziare, ricorda di iscriverti al canale e mettere un mi piace per aggiornamenti sulle notizie in uscita. Il Vaticano è stato colpito da una triste notizia riguardante la dipartita di una figura di rilievo. Il vescovo emerito di Ivrea, Monsignor Luigi Bettazzi, si è spento ad Albano di Ivrea, dove risiedeva da molti anni, all'età di 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo novembre. La sua salute si è deteriorata irreversibilmente, lasciando il Vaticano sconvolto. Nativo di Treviso, Monsignor Bettazzi è stato nominato vescovo di Ivrea nel 1963, incarico che ha ricoperto fino alla sua rinuncia nel 1999. Durante le sue esequie, tenutesi recentemente nel Duomo di Ivrea, centinaia di fedeli si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a questa figura di spicco. A presiedere la cerimonia funebre è stato il cardinale Arrigo Miglio. Papa Francesco ha voluto ricordare il vescovo Bettazzi con parole commoventi, attraverso un telegramma firmato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e indirizzato a Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, l'attuale vescovo della diocesi. Il pontefice ha descritto Bettazzi come un grande appassionato del Vangelo, che ha dedicato la sua vita alla vicinanza ai poveri, diventando un segno profetico di giustizia e pace in momenti cruciali della storia della Chiesa. L'eredità di Monsignor Luigi Bettazzi continuerà a vivere nel cuore dei fedeli e nella memoria della Chiesa, che ha perso una figura di notevole valore e dedizione al Vangelo. La sua scomparsa lascerà un vuoto nel panorama ecclesiastico italiano e internazionale. Se questo video ti è piaciuto, ricorda di iscriverti al canale e mettere un mi piace per aggiornamenti sulle notizie in uscita.